Proviamo ancora perché comunque non mi do per vinto. Ho pranzato, mi sono tranquillizzato, ora ci prendiamo un'oretta. Ho riprogettato tutto, sperando che funzioni questa volta, ma dato come sta evolgendo la situazione, ho qualche dubbio. Però noi non possiamo demordere, non possiamo fare altro che andare avanti e riprovare. Allora, dovrebbe essere a posto. Io ho fatto un salvataggio appena ho finito la costruzione, uno adesso, diverso, quindi ci sarà una sfilza di salvataggi enorme, e andiamo a fare il lancio con tutti i salvataggi base, mano a mano. L'obiettivo in questo caso è ascesa. Dopo l'ascesa ci sarà una circolarizzazione approssimativa, molto approssimativa. Dopodiché salverò la partita e poi vedremo come fare l'orbita. Mi mancano molti dati in realtà che non siamo riusciti a calcolare, però speriamo vada bene. Ho girato il decoupler che dava il problema e niente, andiamo a vedere, saliamo su come ci capita, dentro, fuori, non mi interessa, troppe ore dietro sto razzo, quindi partiamo e speriamo sia per l'ultima volta che vediamo questa missione. Lancio in 5, 4, 3, 2, 1, accensione e liftoff. Qua ovviamente ha di nuovo cambiato il roll per l'ennesima volta. Doveva essere 90. Sembra che per ora vada bene, ma siamo all'inizio, potrebbero andare storte 2000 cose, e questa è solo la prima di queste. Andiamo su con calma, ma costanti. Qua 8,60. Direi che dovrebbe andare. In realtà è fin troppo. Ah, grazie Todrek! Grazie che mi hai followato. Allora, va abbastanza male in realtà. Saranno 10 ore che sono dietro questo razzo. Stamattina ero in live per questo volo, questo qua che stai vedendo adesso. Sono impazzito, sono sclerato malissimo, per cui ho cancellato la live. E ora ci riproviamo. Ci riproviamo, siamo sulla Real Solar System. Un sacco di mod per il realismo e questo ci complica di molto la vita. Anche tu fai Kerbal? Tra l'altro siamo coetanei perché immagino 1988 sia la tua data di nascita. Io sono dell'89, quindi siamo stessa leva. 1600, vabbè, allora sei avanti, ma dai, raccontaci allora se cosa fai su Real Solar System? Fai vanilla, intanto qua abbiamo quasi finito il carburante. Eh sì, ma fa smadonnare abbastanza effettivamente. Ora adesso sgancio un attimo qua prima che me lo scordo. Aspettiamo che arrivi l'HTPB a zero. Sgancio, ovviamente. Si buggerà il mondo.
Andiamo ad accendere il motore, sperando che si liberi dalla situazione. Vabbè, è rimasto un pezzo di fairing buggato. Ah, beh, su quello forse ti posso dare una mano sull'installazione. Se vai sul mio Discord, che trovi il link sul canale, c'è una sezione in cui ho fatto tutta la mod list e trovo, c'è proprio il file text che puoi scaricarti. C'è la versione di Kerbal con tutta la lista mod e tutte le versioni della mod. Non tutte sono installate con Cicran e ne manca una, manca Principia che non c'è nella lista perché me l'ha messa un mio amico. Ma per il resto, in teoria, hai la situazione come qua, quindi funzionante, se non altro. Andiamo a vedere un attimo nella stanza come siamo messi. Che non mi sono impostato niente, tra l'altro, telecamere, nulla. Questo pezzo qua di fairing non se ne va proprio, ma non vorrei che mi stesse bloccando l'impulso del motore. Allora, la versione di Kerbal è la 1.8, quindi è un pochettino più datata. È un pochettino più datata, ma perché così tutta la lista mod mi si comporta abbastanza bene. Mi scazza vedere sta fare qua. Ma guarda, in realtà sto imparando da qua, non è che. Se n'è andato, se n'è andato. Ok, così vediamo anche meglio la telecamera. Mi serve un attimo il grafico per la poasse. Il vessel view. Qua non ho messo neanche i carburanti, non ho fatto niente. Sto volo qua stamattina mi ha proprio messo di cattivo umore. Di impostare, tanto poi si sbaglia tutto perché ora quando usciremo. Ah, come ha messo la poasse? Sapere quello che faccio è spararla abbastanza grossa in realtà. La poasse 2,67, c'è tempo. Ci provo, ho qualche competenza, ma veramente poca ed autodidatta. Ora stiamo cercando di semplicemente fare un'orbita alta per recuperare un po' di scienza. Nient'altro in realtà, dovrebbe essere un volo abbastanza facile. Ma tieni conto che è salito su con la MagJab, eh? Cioè io ho impostato il profilo d'ascesa, che me lo sono studiato, ma poi ha fatto tutto la MagJab. E tieni conto che questo razzo, se mi vedi stamattina, ho smadonnato parecchio. Ora dovrebbe essere a posto, in teoria. Come siamo? 867. Ok, disingaggiamo qua, che non serve più. Diamo in prograde. Andiamo a vedere un attimo Principia. Possiamo anche ridurre un pochino qua come al solito. Allora, la poasse c'è questa antenna sotto, quindi va bene. Eh sì, MagJab è veramente utile, ma ce n'è tante, che sono utili, altre che sono molto belle. Allora, io faccio un salvataggio qua. Che tra l'altro ho usato AutoCAD per farmi tutto il piano di volo. Mi sono perso il salvapartita. E siamo nella fase di circolarizzazione. Quindi c'è tutto anche dietro uno studio di meccanica orbitale che ho imparato da autodidatta. Allora, ora dobbiamo aspettare la poasse. Va
Vado a... Potremmo già sganciare il fairing in realtà. Però aspetterei la bruciatura. Allora, qua mettiamo l'altra telecamera. Ok. Qua ci mettiamo giusto per. E qua i dati dell'orbita. Ok. Allora, abbiamo 19 minuti da aspettare. Time warp. Avanti veloce. Elettricità per ora non dovrebbe essere un problema. Sì, Real Solar System è tutto diverso. Ed è un peccato che nessuno lo porti, almeno nessun italiano, perché secondo me merita veramente tanto e avvicina le persone anche ai lanci reali. Che tra l'altro, non so se lo saprai se giochi a Kerbal e sei un po' appassionato, ma stasera c'è lo sbarco su Marte di Perseverance. Esatto, 21:55. Ok, manca un minuto. Noi in genere facciamo i lanci da all'interno, quindi dalla stanza di comando. Però ero talmente sclerato che ho fatto il lancio da esterno. Allora, teoricamente sì, è successo per il lancio di SN10 che ero su Discord con alcuni follower e l'abbiamo seguito in diretta su Discord, senza la live, ma direttamente proprio condividendo lo schermo su Discord. No, forse anche un... No, quella in live poi avevano abortito. E quindi può capitare. Stasera purtroppo non ci sono perché... sì, SN9, scusami. Ho avuto da poco un lutto in famiglia e quindi stasera sono con mia madre, sto un po' vicino ai miei genitori. Quindi stasera non ci sarò a casa. Lo seguirò dal telefono e niente. Purtroppo è un periodo un po' brutto per me. Allora, vediamo fin dove arriviamo, tanto dobbiamo alzarci il più possibile, per cui bruciamo tutto il serbatoio. Per gli assi 8,59 va bene, inclinazione 36 va bene, abbiamo finito il carburante, quindi a zero la manetta. Io mi chiamo Giorgio. Purtroppo con questa pandemia in giro è un periodo brutto per molte persone. Allora, sganciamo i fairing. Poi gli do un controllo da qua. E andiamo a sganciare, sperando che non succeda qualcosa. Zona rosso scura. Guarda, io sono in Liguria, che quindi non è che ce la passiamo tanto meglio. Andiamo a sganciare il terzo stadio. Eccolo qui. Bellissimo. Vado ad attivare SCR. E andiamo a metterci progradi. Gli SCR funziona, è già ottima come cosa. Io direi di andare all'interno. Reimpostiamo tutto. Che tra l'altro le telecamere così mi piacciono da matti a me. Devo mettere le risorse. Sarebbe veramente bellissimo vederlo così. Qui ci mettiamo il log. È bella questa. E non so se conosci invece anche Principia, che è l'altra mod di cui vado molto fiero. Cosa ci possiamo mettere? Qualche dato, tanto non li usiamo molto questi.
Ma il log l'ho messo là. È difficilissima da installare. Io me l'ha fatto un mio follower che è programmatore e me l'ha preparata per la mia versione. Lui dice che non ha fatto niente. Però io quando l'ho installata normalmente non funzionava, quindi qualcosa ha fatto sicuro per forza. Allora, andiamo a mettere qua. Qua così e qua una ripetizione, però è la cosa più utile. È molto difficile come mod, eh? Allora, faccio un altro salvataggio. Questa è la fase 3 in cui dobbiamo estendere l'orbita. Scusa tutti questi salvataggi, ma mi ha fatto. Sono veramente, sarà una settimana che sono dietro a sto razzo. E tutto per dei bug, perché si buggava ogni cosa. Quindi sono abbastanza sclerato e non voglio rifarlo. In genere facciamo il volo con un salvataggio sulla rampa di lancio e poi facciamo tutto il volo. Se va male, va male. Se va male per un bug lo rifacciamo. Ma in questo caso non lo sopporto veramente più questo razzo. Allora, andiamo ad accendere Prograde fino ad arrivare a più o meno 40 megametri di Apoasse. Ci vorrà un bel po'. Tanto ti mostro Principia mentre fa. Tanto per darti un'idea di che cos'è Principia. Questa è la nostra orbita. A cosa vai incontro, eh? Allora, sto mettendo in orbita. È qua dentro. Dov'è lo sportellino? Eccolo di qua. Apri. Questa strumentazione qua. È praticamente un campioni biologici di frutta, verdura, roba così. E ora, beh, l'ho aperto, ma è ancora fermato. Lo voglio attivare soltanto in orbita alta, se riesco, perché fa più punti scienza, in modo da portare giù più o meno 50 punti scienza, che ci servono perché siamo senza, per cui non possiamo progredire. Il tutto dentro questa capsula che quando deve rientrare questa fare si smonta, si sgancia, c'è qua uno scudo termico piccolo, dovrebbe la capsula rientrare, qua c'è il suo paracadute, la sua antenna, quindi in questo pezzo c'è tutto. Compresa l'avionica che serve. Sì, Principia è l'orbita reale che prende a riferimento la forza gravitazionale di tutti i corpi celesti del sistema solare. Quindi è un macello, però è anche il modo migliore per imparare queste cose, che poi è uno degli obiettivi principali per cui sono qua su Discord, cioè su Twitch. Sì, facciamo manovre reali e tutto. Tra l'altro, il prossimo lancio, o il prossimo o il secondo dopo questo, comunque entro i prossimi due, sarà una costellazione di satelliti, perché ci salta sempre il segnale. Per cui saranno quattro satelliti e dovremo trovare il modo di metterli equidistanti e che non si muovano tra di loro. E sarà molto interessante a livello di orbita. Ora mi serve una Poasse di 40.000. Ci vorrà ancora un po' di tempo. Sì, ora beh, adesso posso anche cambiare il. Qua è perché è in base alla Terra. Se io metto questa modalità è quella Kerbal Stock. Quindi in realtà è più semplice di quello che sembra, eh. Bisogna solo imparare un attimo a sfruttarla e usarla. Perché cambia il sistema di riferimento. Quindi quello dove era prima ci serve per capire se siamo sopra un'antenna e se quindi abbiamo segnale.
mentre questo è in base al centro di massa della Terra ed è l'orbita standard di Kerbal, quella che vediamo normalmente, a cui siamo abituati, anche se in realtà non è stabile, avrà dei micro spostamenti causati appunto dalla fisica reale. Tanto siamo a 30.000. Vado un attimo qua che così ho tutti i dati sotto mano e riesco a vedere tutto assieme. La poise lo vediamo qua. Qui vediamo i motori se sono in funzione o meno. L'inclinazione 36 è perfetta perché era quella che volevamo per l'obiettivo, che dovremmo averlo già completato, tra l'altro. La poise 32, a 35 megametri diventa orbita alta, che è il nostro obiettivo. Però dobbiamo andare un po' più su perché dobbiamo starci almeno qualche ora, se no diventa impossibile collezionare la scienza. Per cui 40 dovrebbe andare più o meno bene. Tanto la nostra sonda comunica dati in giro. Tra l'altro è bellissimo che si vede qua il profilo della Terra con il sole che la illumina, l'atmosfera, bellissimo. 35. Ok, siamo in orbita alta, almeno la Poassi in orbita alta. Spero basti il carburante per il rientro più che altro, che sarà abbastanza tosto. Megametri, inizio ad abbassare il throttle e spengo. 40.02. Direi che sono soddisfatto. Ora dobbiamo orientarci verso il sole per i pannelli. E anche qua ci viene incontro la Principia. Poiché se io cambio e metto sole, la Nuffball mi cambia in base al sole. Quindi abbiamo la possibilità di orientarci al meglio usando la Nuffball. Purtroppo non funziona su questa, che rimane fissa, per cui devo per forza lavorare da esterno in questo caso. Vado a disattivare qua e vado di cloche. Che mi viene sicuramente più preciso con la cloche che con la tastiera. Ogni tanto mi piace fare le cose in manuale. Ok. Allora, riduciamo un attimo il limitatore e stabilizzati. Dovremmo avere questo pannello, uno di questi quasi al massimo, 87, 100%, eccolo qua. Perfetto così. Limitatore spinta, così si stabilizza bene. Ora dobbiamo ibernare la sonda e impostare un allarme. Allora, mentre lei si stabilizza, qua togliamo il sole che non ci serve più. Ecco in base alla Terra che orbita abbiamo. Ora si nota, qua si nota bene che c'è un piccolo spostamento. Qua un po' meno, però se io vado a zoomare, vedi che a ogni orbita viene spostato leggermente dalla forza di gravità. Quindi in realtà non abbiamo un'orbita che è sempre perfetta. Allora, mi serve
saperlo a che altezza è i 35.000, mi sa che dobbiamo farlo a occhio. Allora, iberniamo la sonda, se no ci consuma tutta l'elettricità che ci serve da tenere. Questo lo possiamo nascondere un attimino. Quanta carica elettrica abbiamo? 1118. Iberna la sonda. Questo succede anche nella realtà? Ah, devi andare a lavoro. Beh, dai. Buon lavoro allora. Grazie di essere passato, della compagnia, del follow. E ci si becca. No, per fortuna. Io sto aspettando di entrare nel nuovo lavoro che ho cambiato e continuano a farmi aspettare. Non vedo l'ora di iniziare. Fai un po' te. Ricordati poi su Discord se hai piacere di unirti. Vai tranquillo, sono qua apposta. Sono qua apposta per avvicinare le persone a questo mondo, anche quello proprio reale, per cui tutte le domande sono ben accette e mai banali. Io continuerò questo volo sperando di riuscire a terminarlo quest'oggi. Allora, faccio un po' di tempo. Buon lavoro e alla prossima. Allora, vediamo di arrivare a 35 megametri di altezza. Abbiamo perso il segnale. C'è anche il problema del segnale, eh. Ah, beh, grazie a te, grazie a te, Todrek, quando vuoi. E Perseverance, sì, sono positivo. Poi la NASA non li crea come li creo io, quindi dovrebbe farcela con molti meno problemi. Sono positivo in questa cosa. Allora, mi serve l'Orbit Info della MagJab. No, ho sbagliato, mi serve l'interfaccia IVA che mi sono creato io. Ok, qua dobbiamo arrivare a 35. Sperando poi di avere il segnale, ci serve una parabola, altrimenti non abbiamo il segnale. Andiamo ad aumentare un po' la velocità. Tanto mi sa che anche tra poco anche Jeb ci abbandona. Ha finito il contratto, per cui si godrà il meritato riposo per fine servizio e rimarrà soltanto Valentina ancora per qualche mese, poi saremo senza personale di volo, senza astronauti, dovremo fare nuovi contratti. Cosa che rende ancora più essenziale questa sonda? Deve assolutamente riuscire nell'intento. Per ora abbiamo il segnale, deve resistere fino a 35 in modo che cambi qua. Ci siamo quasi, 33, però il segnale è molto debole adesso. 34, resisti. La vedo male. Non è posizionata proprio benissimo. No, è saltato proprio adesso. A pochissimo è saltato. Porca vacca. Dobbiamo programmare la manovra, io non sono buono. C'è un'altra antenna? Allora, c'è un'altra parabola qua. Forse da qua riusciamo a prendere il segnale. Forse, eh?
C'è il modo per impostare anche dirgli che so, a questa altezza attiva la strumentazione, la può se fai la manovra, eccetera, che non sono capace io. Non lo so proprio usare. Tra l'altro ce l'ho, è questa la finestra, ma non so come usarla. Devo proprio imparare. E comunque il problema è che devo attivare la strumentazione scientifica, non la manovra. Manoeuvre planner, ci abbiamo anche questo, ma sono solo per le manovre. E a me serve una cosa diversa. Perché per fare la manovra dovrei avere l'avionica attiva. La sonda adesso è ibernata. Devo togliere l'ibernazione e mi serve il segnale per farlo. Nella realtà, tutte queste manovre sono programmate da remoto e vengono fatte da sole. Ah, ecco, c'è una mod, quindi, che non conoscevo. Quindi io banalmente cosa facevo? Quando arrivavo al punto che mi serve, vado nelle opzioni, disabilito la rete di comunicazione, faccio l'operazione che mi ero programmato e poi rimetto il segnale. È proprio un modo un po' così. Però almeno funzionava. Allora, devo aspettare che questo diventi spazio alto, che dovrebbe succedere a 800, direi, qua 35.8 dovrebbe succedere. Eccolo qua, spazio alto. Eh sì, ma non avevano la tecnologia. Ci mancavano la tecnologia per i pannelli solari, non potevamo mantenercela. Ora, adesso sì, è in produzione, ma è un razzo talmente grosso che ci hanno messo quasi un anno a costruirlo, per cui sto aspettando che finiscano di costruire gli ultimi pezzi. E questo razzo è stato finito prima, per cui l'abbiamo lanciato prima. Credo manchino ancora 70 giorni. E poi è finita la costruzione, perché abbiamo anche i tempi di costruzione da rispettare. Quindi per ora facciamo così, simulo che lo abbia impostato con il timer. È l'unica cosa che possiamo fare. Andare proprio nelle impostazioni, dargli di disabilitare la rete di comunicazione, attivare lo strumento. Che quindi parte, deve stare 24 ore in attivo, quindi serviranno 2-3 orbite. Tanto ci prendiamo il tempo orbitale. Sono 12 ore e 7 minuti. Ci aggiungiamo un allarme. Però qua non. Ah, devo impostare la manovra prima. Giustamente. Niente, lo mettiamo allora così facciamo prima. Biological Sample 2. Ci mettiamo 12 ore, che è il periodo orbitale. Va bene, 12 ore e 7 minuti, me ne frego. Si ripeterà ogni 12 ore. E aggiungiamo l'allarme. Così, quando finiamo che torniamo a terra, abbiamo l'allarme che suona e siamo a posto. Ora devo scollegare, riabilitare le antenne. Accetta. Tanto qua funziona comunque, l'elettricità è a posto,
andiamo ad aspettare di nuovo i 36, ma in fase di discesa per il nuovo nodo. Per il nuovo allarme. Non stiamo mettendo nodi adesso. Tanto qua la scienza sta producendo. Ok, stiamo discendendo. 38, 37, 36. E stavolta abbiamo ripreso il segnale, siamo messi bene. Quindi in uscita va bene così. Occhio a spegnere la strumentazione. Perché se la lasciamo accesa ci consuma il materiale biologico nell'orbita bassa. E non vogliamo, noi vogliamo l'orbita alta. Allora, andiamo a vedere la situazione. Situazione scientifica. Ce ne vuole, eh. Ancora 19 ore. Abbiamo fatto 8,6 su 50. E abbiamo usato 0,8 kg di campioni su 9, sostanzialmente, che ne avevamo. Quindi è giusto giusto per arrivare a valutazione piena nello spazio alto. Vediamo come si vede la Terra dalla nostra... da qua. Ah, cavolo, siamo orientati male. Vediamo se riusciamo a beccare la Terra. Eccola. Non posso girare di più la telecamera. Beh, ha il suo fascino, eh. È tutta un'altra cosa con la Real Solar System, hai proprio ragione. Allora, qua chiudiamo. Abbiamo detto a 35 e 8, non è più spazio alto, per cui aspettiamo ancora un attimino. e 8, andiamo a spegnere. Tra poco usciamo dallo spazio alto, per cui andiamo a spegnere. Abbiamo fatto 8,9 punti scienza. E mancano ancora 20 ore. Hai ragione, le mod sono state fondamentali. È anche vero che lo sapevano, la squadra lo sapeva, per cui ha fatto in modo che le mod fossero facilmente applicabili. Ha sempre incentivato le mod ed è spettacolare. Tra l'altro stiamo facendo anche un'altra, iniziata adesso, c'è cioè solo il primo episodio sul canale, ma spero la continueremo presto, un'altra serie con un altro streamer che porta Kerbal e la facciamo un'agenzia in multiplayer, quindi siamo io e lui per ora e insieme dobbiamo gestire l'agenzia tutto in due. Per ora siamo all'inizio, ma poi diventerebbe, secondo me diventa molto figo, anche perché si può fare roba tipo SpaceX, mentre uno dei due guida la capsula, la navicella, l'altro può far atterrare il booster, perché essendo in due possiamo guidare due mezzi contemporaneamente. Invece qua da solo le parti che sgancio non le posso recuperare. Quindi diventa molto figo, oppure che so, fare il rendezvous insieme, insomma, ha molte potenzialità. Ovviamente, va più a rilento rispetto a questa qua, perché io qua posso giocare quando voglio, in quella dobbiamo trovare il momento in cui siamo entrambi disponibili. Però ci sta. Allora, qua siamo entrati in Just Above, quindi qua non è più spazio alto, andiamo ad aggiungere un altro marker, sempre 12 ore, quindi teniamoci sempre, ovviamente dovrei metterci 7 minuti per fare le cose giuste, però va bene così, e andiamo ad aggiungere un altro allarme. A questo punto qua abbiamo chiuso, vero?
Sì, ibernata, la luce solare va bene, direi. Controllo perché non si sa mai. Sì, siamo in positivo. Qua sono tutti i contratti di prima. Ah, i 48 erano il contratto che abbiamo finito con questo lancio, quindi abbiamo rispettato i parametri del cliente, ma abbiamo bisogno di recuperare la scienza. Torniamo al centro spaziale. Per ora qua abbiamo finito. Allora, mod FMRS. Ti dà la possibilità di fare salvataggio ad ogni decap. Sì, lo conosco, non l'ho messo perché mi dava problemi. Tieni conto che io qua sotto ho più di 100 mod installate, per cui ho dovuto fare delle rinunce perché mi esplodeva il computer. Le prime live, che sono tutte sul canale, tra l'altro, sono piene di crash, caricamenti che ho dovuto riavviare partite più volte perché non avevo abbastanza RAM per gestire tutte queste mod. Ho dovuto comprare due banchi in più di RAM, raddoppiarmela, portarla a 32 e adesso è abbastanza stabile. Devo tenere comunque i dettagli grafici bassi, però è decisamente più stabile. Allora, qua possiamo recuperare i rottami, che in realtà sono le rampe di lancio, che non so perché le ha messe qua e non sulla rampa, ma va bene così. Allora, 66 giorni al Constellation, che è il prossimo razzo che andiamo a lanciare. Mentre questo, 72, è praticamente la versione piccola di quello che abbiamo appena lanciato. Ciao, alla prossima! Grazie della compagnia. Spero di averti intrattenuto. In realtà non è che possiamo fare molto qua, possiamo anche tornare su e aspettare direttamente in orbita. Tanto qua dobbiamo aspettare questi giorni qua per forza. Grande, grande, buon lavoro. Sì, torniamo su, non ha senso restare qua. Non ha proprio senso, non abbiamo niente da fare a terra. Dobbiamo aspettare dei gran giorni, per cui... Beh, gli allarmi del biological sample sono andati a buon fine. Li vedo qua. 7 ore, 40 e 11 ore. Quindi stiamo su 4 ore. Dobbiamo starci su 20. Dobbiamo fare 5 orbite. 5 giorni. E ogni giorno dobbiamo accendere e spegnere, purtroppo. Tra l'altro qua c'è anche il nostro, la vecchia sonda, che... No, dov'è? Lo Starclass, che sta facendo scienza anche lui, piano piano, ormai ne fa po proprio poca. Andiamo a ripulire un attimo sti rottami. Sono rottami, sì, questi sono rottami per forza. Non mi sbaglio e termino, faccio saltare in aria la sonda. Bestemmio. Butto il monitor giù dalla finestra, no? Termina. Ok, il telescopio è lì buono che ormai è inattivo, non può più fare nulla. Lo Starclass sta continuando a lavorare per quanto può. Non è che possa fare tantissimo. E qua ho i due biological sample che... Ok, no, questo è indubbiamente quello da far saltare in aria. E lo facciamo detonare.
in stile Kerbal e ne andiamo a volare qua. Cinque orbit, dai, che questa me la sento bene. Sto lancio stavolta è tutto perfetto. Perfetto no, però sta funzionando tutto. Quindi prendiamo tutta la scienza e poi verifichiamo il da farsi con il delta V che ci rimane. Dobbiamo trovare modo di rientrare, non sarà facile. Sopravvivere al rientro da un'orbita che è altissima. Anzi, vediamo di avere un'anteprima, così iniziamo a pensare a circolarizza al prossimo periasse. Infatti ci vuole assolutamente troppa energia per farlo. Dobbiamo fare un aerobrake per forza. Sperando di non implodere malissimo. Un problema alla volta. Ne potremo abbassare il periasse. Non credo che lo scudo termico sia in grado di reggere una velocità così alta. Ci dobbiamo però provare, non è che abbiamo alternative. Allora, andiamo a fare un time warp. Tanto abbiamo qua l'allarme, dovrebbe fermarci lui, in teoria. Teniamoci a vista l'elettricità che dovrebbe rimanere al massimo, che i pannelli sono orientati rispetto al sole. Purtroppo il time warp si ferma perché perdiamo il segnale. Ora passiamo un attimo all'ombra, quindi la batteria scenderà. Siamo forse ancora al sole, per pochissimo. Siamo ancora al sole? Sì che siamo ancora al sole, sì, per un pelo siamo ancora al sole. Rimaniamo proprio al sole, non usciamo, non siamo mai all'ombra. Ottimo. Così la batteria non è un problema. Perfetto. Ok, 2 ore, dobbiamo riattivare tutto adesso. E questa volta l'antenna dovrebbe essere ben messa. Qua scatta l'allarme adesso. Ok, reiteralo. Abbiamo 4 ore di tempo prima di spegnere. In realtà dobbiamo ancora accenderlo, ma siamo ancora bassi. Dobbiamo aspettare un pochino. Sono i 7 minuti che avevo lasciato. 35,8 dobbiamo arrivare. Trentacinque sette, 35,8. Siamo andati un pochettino oltre. Attiva. Volevo vedere se qua c'era modo di. A parte che mi si è. Non so perché si è di nuovo spento tutto. Ma che simmetria perfetta! Fai un po'
Uno screenshot. Bellissimo, eh. Allora, volevo vedere risorse, menu, poi extra cam. No, qua niente. Lascia pure il log. Qua ci mettiamo nave. E i dati questi. Qua ci mettiamo i soliti. Volevo vedere. Questo è il Crash Specialist Capcom. Allora, qua abbiamo tutta la cosa dell'orbita. Grafiche, non ho mai esplorato a fondo questi qua, eh. E qua manca la mappa. Niente di che. Non quello che ci interessa a noi. Questi invece dovrebbero essere gli stessi. Ma volevo vedere se c'era un modo per vedere da qua, ma non credo, la scienza che abbiamo a bordo. Forse nella MacJab. No, no, qua sono tutte niente. Nelle risorse, forse. Ora ci andiamo a vedere. Mi imposto soltanto le varie cose. Allora, risorse. No, ma queste sono solo le cose. No, non esiste la possibilità di farlo. Non possiamo pretendere troppo. Allora, usciamo da qua. Possiamo vederlo, direi solo da qua. Dalle info. Siamo a più 9. Vai. Ancora 19 ore e 40 minuti. Facile, no? Andiamo ad aspettare queste 4 ore. Purtroppo adesso qua è un po' tutto uguale. Abbiamo una rotazione. C'è una rotazione, eh? Leggera, ma c'è. Il che va bene perché così scaldiamo, non scaldiamo sempre la stessa parte. Che abbiamo una rotazione sull'asse, no, principale, diciamo, per cui i pannelli rimangono sempre al sole. E si scambiano, per cui non si surriscalda lo stesso pezzo o lo stesso lato della sonda. Quindi in realtà va benissimo così. Qua dobbiamo arrivare a zero con i chili di campioni. C'è anche un'altra rotazione, non è proprio precisa. Però d'altronde senza la Telemachus è un casino farla precisa e non l'abbiamo installata per risparmiare peso. Dovremmo rendere la Telemachus uno standard. Chiudi. Aspettiamo ancora un attimo. Dopo questa ci sono ancora 4 orbite da fare.
Abbiamo una connessione, tra l'altro, quindi è perfetto. Dovrebbe rimanere stabile la connessione. Voglio sfruttare ogni metro possibile, quindi 36, 35, 9, aspettiamo 35, 8. Pronti a stoppare. Stoppato. In realtà è un pochettino di più possiamo fare, eh? 35,78 sarebbe. O 78,5. Vado un attimo ad aggiornare. E 5. Così abbiamo tutti i dati. Sto ricreando mano a mano che esploriamo il sistema una mappa del sistema solare su AutoCAD in dimensione 1 a 1, quindi in scala. E per ora abbiamo la Terra con i suoi dati, l'orbita geosincrona che divide lo spazio basso e spazio alto a 35.735 km e la luna che ho messo piazzato giusta, ma non abbiamo ancora scoperto. O meglio, sappiamo che c'è, ma non ci siamo ancora arrivati. Per cui alla fine avremo una pianta su AutoCAD in scala reale di tutto il sistema solare. Allora, questo era il secondo passaggio di 6, ne mancano 4. Andiamo ad aspettare. Non mi fa andare. Così però ci viene il mal di testa da qua, eh. Lasciamo fuori che è un po' più carino. Mentre facciamo il time warp. Mancano 3 ore, ora sì che siamo al buio. No, si è buggato il sole, è là. Non capisco perché a volte mi si bugga il sole così, che è una cosa che fa da poco. Ok, 2 minuti, qua mi sa che si è perso il segnale invece, quindi dovremmo andare ad attivarlo come se fosse stato programmato. Probabilmente all'orbita dopo c'è di nuovo il segnale, potrebbe anche essere. Trentacinque e sette, 100 km, 50 km, alto. Ok, andiamo ad attivare un attimo. Non ho voglia di aspettare 1200 anni. Come se avessimo programmato la cosa. Ok, vediamo un po' per curiosità come siamo messi. No, è sempre la stessa. Quindi di qua non abbiamo segnale, di qua sì.
dato che qua abbiamo la parabola qui che vede tutto questo arco, per cui quando siamo di qua il segnale c'è. Per cui in realtà sì, stiamo citando in un certo senso, ma in realtà basterebbe avere pazienza invece che 5 giorni stare in orbita 10 e andrebbe bene lo stesso. Ma stare attenti all'elettricità però, perché i pannelli inizieranno a danneggiarsi. Per cui non so quanto potremo stare su. Quindi da quel lato lì potrebbe. Però ripeto, nella realtà queste cose vengono programmate con dei timer. Per cui non vedo il problema. Ora abbiamo 3 ore, un po' di più. Sono 4 in realtà. Ora i pannelli caricano ancora. Sono da 30, sono passati a 31. Allora, 37. No, c'è ancora tempo. Si è ritirato. Non ho letto, ho chiuso. Non so se Gebedio o Valentina, uno dei due, che erano gli ultimi due rimasti. Qua hanno risistemato la rampa di lancio. Andiamo a chiudere. Servirà per il prossimo veicolo. Tanto mancano 11 ore 30. Siamo a metà, 26 punti scienza su 50. 36 e 9, siamo quasi a dover chiudere. Abbiamo di nuovo il segnale. Ottimo, così non dobbiamo neanche andare ad aprire le opzioni. Aspettiamo ancora i 35 e 8. Trentacinque, e stoppa. Ok, ancora due passaggi e ci siamo. Qua dovrebbe essere sempre ibernata, in teoria. Sì, è sempre ibernata. Non avremo tutta questa elettricità, se no. Andiamo a. Tanto vediamo la velocità che abbiamo. Allora, orbitale siamo a 8, 9 km. A voglia, 9,5. Troppo veloce. 9,7. 9,1 a terra. È troppo troppo veloce. La vedo dura col solo scudo termico. E 500 delta V non credo che cambino. Ma li sfrutteremo meglio che possiamo. In realtà un modo ci sarebbe, prenderla talmente larga da fare tipo una trentina di orbite prima di scendere. È che non ho voglia di aspettare tanto.
Aumenta un po' la velocità. Tra l'altro, fatemi fare un attimo un altro salvataggio, che è un po' che non ne facciamo. Raccolta dati. Devo mettere scienza, ma dati è più compatto. Ed è meglio salvare con nomi compatti. 2 ore. In realtà è 2 ore e un quarto. Chiudi. Andiamo a 35 e 8. Attiva. Tanto volevo vedere, alla Poasse abbiamo comunque segnale? O siamo troppo distanti? Credo che siamo troppo distanti, eh. Sì. Non importa, non importa. L'importante era. Cioè, in realtà qua sfruttavamo. Potevamo sfruttarlo per abbassare il periasse. Tra l'altro la Poasse è poco meno di 40.000. Trentanovemilanovecentocinquanta, 50 km sotto. Ancora 1 ora e mezza, poi 1 ora e 45. Ah, quanto manca? 35 su 50. Mancano ancora due passaggi. Sono 7 ore. 7 ore. Cavolo, sono andato lungo. Dov'è? Dov'è? Fermati! Non arriveremo a pieno. Sono andato troppo veloce. Ho collezionato uno 0-1, quindi non arriveremo a 50, arriveremo a 49.9. Ah, che rabbia! Buongiorno, Rekut. Buongiorno. Dov'è la terra? Eccola. 7 ore di attesa. Questa missione è tutta un'attesa. Ok, riprendiamo il largo. Vabbè, lo Starclass ha perso il segnale, non ci interessa al momento. Tra l'altro, ha fatto un sacco di passaggi lo Starclass. Siamo qua da 5 giorni. Quant'è? 2 giorni per ora. Chiudi. Aspettiamo i 35,8. Dovrebbe prendere il segnale in teoria adesso. O siamo no, qua è dove non c'era il segnale, dobbiamo andare da remoto. A 35,8, come se avessimo programmato col timer, andiamo a disattivare un attimo le antenne, facciamo partire l'esperimento e riattiviamo. E 8. Impostazioni.
Disabilita un attimo l'antenna, attiva sto esperimento, che non so perché stavolta deve fare bizze, ma diciamo che questo lancio è maledetto dall'inizio, per cui... Ok, 6 ore e 51 minuti di esperimento, non basta, dobbiamo fare un'altra orbita. Andiamo ad aspettare altre 4 ore, che è il tempo in cui sta in orbita alta. Dovrebbe prendere il segnale più o meno qua, all'incirca. Se non lo prende, usiamo la cosa. Di qua sicuramente il segnale lo becca. Che c'è l'antenna, per cui... Allora, 35,8. Qui siamo a 37. Occhio, che andiamo lunghi come prima, se no... 35,8. Ha preso il segnale, bene. Spegni tutto. Manca 1 chilo di campioni. Al prossimo giro li finiamo. Per cui andiamo a fare un altro passaggio. Elettricità si è messi benissimo. Questi pannelli stanno andando molto bene. Qui passiamo rasenti e ci allontaniamo di nuovo. Dobbiamo risalire a 30, come al solito, cos'era? 35,8, me lo dimentico sempre. Dai, che è l'ultimo passaggio. 35, mi serve gli 800. E attiviamo. Qua la connessione c'è, per cui non c'è il problema. L'antenna si può lasciare impostata giusta. Mancano 2 ore e 35. Spero che arrivi al 100%, ma no, perché siamo andati lunghi il passaggio prima. Per cui abbiamo sprecato uno 0,1 nell'altro esperimento. Lasciamolo comunque andare. Andiamo a finire i grammi di materiale biologico. Depleted. 49,8. Ci siamo giocati uno 0,2. Pazienza. Pazienza. Andiamo a verificare anche da qua. Biological sample, sì. Ci siamo giocati uno 0,2 che non so perché qua è 0,1. Ci sarà qualche problema di arrotondamento. Tipo questo sarà magari 85, questo 15. Potrebbe essere. Peccato, peccato davvero. Ci penseremo poi, lo completeremo in un futuro. Allora, andiamo a chiudere qua. Non lo fa chiudere perché non abbiamo connessione. Aspettiamo di avere connessione. E deorbitiamo anche. Allora, facciamo così. Salva partita. Dati ottenuti. Ora dobbiamo riportare la Terra e sarà il delirio. Appena riprendiamo il segnale, andiamo a portarci a bruciare il retrogrado. Dovrebbe prenderlo a breve. Eccolo qua.
Allora, riattiviamo la bionica che era ibernata. Posizionati retrogrado, ma possiamo anche farlo a mano, eh. Spinta massima, andiamo manualmente, che consumiamo meno. Almeno do solo una bottarella di SCR e non sto a consumare tanto, mentre il pilota automatico consuma molto di più. Ok. E ora invece ti metti retrogrado da solo. Chiudi, stopped, chiudi anche questo. Ok. No, questa è... vabbè, pre-rientro. Manovra rientro. Poi dovrò fare pulizia di tutti questi salvataggi. Allora, la Terra è là. Dammi orbita standard. Per gli asse 900. Vediamo quanto riusciamo a ridurlo. Sicuramente devo arrivare a 140. Ma scusate, non ti avevo detto di metterti retrogrado? Che è successo? Meno male che abbiamo salvato. Ero in un sistema di riferimento sbagliato? Pre-manovra rientro. Mi sono perso qualcosa, ragazzi, non ho visto. Cioè, non ho capito cosa è successo. Prima ero retrogrado e poi è sparito? Ho sbagliato puntatore? Sono così tanto stanco? Sono perplesso. Però sono tranquillo. Questa volta sono tranquillo. Anzi, ora mi bevo un po' d'acqua. Mi è cambiata la navball. Qua mi dice che sono retrogrado. Era il riferimento il problema. Ma va, pa. Dobbiamo rimetterci in assetto. Abbiamo sprecato un pochino di delta V. 2 o 3 metri al secondo avremmo sprecato per sta cosa. Ora è giusto. Avevo la navball sbagliata. Con calma, non c'è fretta. Ok.
Vai, retrogrado. Limitatore spinta. Ora sta scendendo. Ok, ora va bene. Dicevo, non capivo cosa stava succedendo. Trecento. Centosettantotto. Salva partita. Sovrascrivo il salvataggio. Questo è il punto di non ritorno, eh. Da qua non si torna più indietro. Entriamo nell'atmosfera. E centriamo a 90. Allora, spegni avionica. Aspettiamo di andare un po' più vicini. Vabbè, c'ho qua l'ultimo allarme che non serviva più in realtà. Dobbiamo fare aerobrake fino a un aerocapture, non sarà per niente facile. No, prima di riattivare la nostra sonda, che così risparmiamo un po' di energia, arriviamo il più vicino possibile. Che qua c'è un'antenna che ci può essere molto utile, usiamoci questa. Ok, riattiviamo il tutto. Ci rimettiamo retrogradi. Limitatore al massimo. Ok. Perché mi compensa? Off. Perché mi sta compensando, ragazzi? Non capisco. E io ti riattivo l'SCR soltanto quando arrivi sul punto, così ne consumi meno. Sta a vedere come ti frego. Guardate quanto ne consuma. Si consuma veramente tanto. Ok. Ora invece dobbiamo rallentare. Converrebbe rallentare quando siamo a 90, ma non abbiamo la connessione, temo. Vediamo, vediamo che succede. Qua salterà, magari la prendiamo da qua. No, è impossibile. È impossibile che la prendiamo lì. Che vorrei mantenere, ma non ce la faremo mai. Vorrei mantenere i motori. Vabbè,
Ovviamente no. Era ovvio che non ce l'avremmo fatta. No, dobbiamo sganciarci a quell'antenna lì. Carica. Potrebbe anche essere troppo basso, è 90. Potrebbe tranquillamente essere troppo basso. Ma d'altronde siamo qui a fare dei test. È la prima volta che facciamo un rientro del genere. E potremmo anche tranquillamente non farcela. Potrebbe essere che questa sonda non è in grado di rientrare. In quel caso la prendiamo in quel posto e basta, non possiamo fare altro. Allora. Retrogrado. Dai un po' più di spinta, dai. Se no non ci arriviamo mai più. Accensione, proviamo con un 100. 95. Spegne avionica, qua possiamo alzare per dopo. Proviamo con 95, cosa viene fuori? Si è buggate le nuvole di Kerbal, si sono buggate. Pazienza. Ce ne faremo una ragione, no? Ora aspettiamo questa antenna e poi da lì ci facciamo la manovra. Allora, attiva avionica, arma il paracadute. Ora funziona l'RCS. Non so perché prima no. Ci giriamo la sonda. Direi che così è quasi del tutto buono. Ok, limitatore di spinta, retrogrado. Ora il pilota automatico non farà troppi danni, per cui va bene così. Lasciamo un 5, 7 e mezzo. Ok, aspettiamo ancora un pochino. E andiamo ad esaurire il carburante in retrogrado. Quanto abbiamo di tempo di bruciatura? Non mi ricordo dove è scritto. Ventinove per cento. Forse c'è solo quando mettiamo una manovra. Mi
Vediamo di rallentare il più possibile per aiutarci. Poasse da 40 sta scendendo a 30. Dobbiamo farlo adesso perché dobbiamo avere il tempo di finire il carburante e sganciare prima di perdere il segnale. Anzi, io farei già così. Attivo anche già il paracadute. Qui dobbiamo solo far saltare il decoupler. Limitatore spinta 0. Attiviamo anche già il nitrogeno. Anche se in realtà devo mettere un limitatore di spinta, se no è inutile. Se perdiamo il segnale, non possiamo più modificarlo. La carica elettrica vorrei aspettare all'ultimo. Temo che perdiamo il segnale, però. Attivala. Stiamo per perdere il segnale. Temo che devo sganciare. Merda! Stavo per sganciare, eravamo a 2 metri al secondo, eravamo. Cavolo. Speriamo esploda solo la parte bassa. Motori. No, è impossibile, devo sganciare. Peccato. Mancava proprio 3 secondi e avrei fatto. Allora. Mancavano proprio 5 metri al secondo avrei sganciato. Che sfiga. Maledetta connessione che salta. Quanto la odio. Allora, periasse. 100. Ritentiamo di nuovo. Questo lo possiamo chiudere. Questo anche. Scusate la reiterazione continua di questa parte, ma magari faccio un salvataggio anche qua, eh. Allora, iniziamo a spostarci retrogradi.
Poi salviamo di nuovo la partita. Ora abbiamo un periasse di 100. Ok. Ok. Allora, salva partita, facciamo un aero break. O aero capture, vediamo cosa ci viene. Andiamo ad accendere, però così diminuiamo molto il periasse. Sarebbe da bruciare più verso la terra? Vediamo. Mi serve più spinta, però non riesco a vedere da che parte vanno. Più così. Vediamo se va bene così. Voglio tenere il periasse più o meno giusto. In modo da ammortizzare, così è troppo però. Ok, così scende un po' il periasse, poco, e scende molto di più la poasse. Noi stiamo piano piano rallentando. Ok, teniamolo sui 100 il periasse. Cerchiamo di non di stare sui 100. Sono abbastanza teso, ragazzi. Alziamo un pochino. Troppo. Ok, così dovrebbe andare. E fine. Fine, fine. Retrogrado. Stabilizzati retrogrado con 1%, perché sennò qua finisce il carburante. Nitrogeno va giù
Che una bellezza, eh. Che bella orbita. Allora. Attiva. Arma il paracadute. Attivalo. E sganciamo. Non su questo, devi comandare da qua. Ok. Allora. Ora mi ha tolto. Sì, ma che sfiga, dai. Ora ho perso il segnale. E mi ha disattivato il retrogrado. Perché era impostato qua. Beh, il bilanciamento dovrebbe fare il suo, però, eh. Spero sia sufficiente l'ablator. Io dubito, io la vedo male, la vedo malissimo, siamo troppo veloci. E non siamo più orientati giusti. Non ce n'è antenne per prendere il segnale, vero? Manco mezzo. Tra l'altro resisteva. Ok, a questa quota resiste. Quindi 100 è troppo poco. È decisamente poco. Cioè, è troppo alto. Sì, è troppo alto. Carica. Abbassiamo il periasse. Ah, siamo a tanto così dal finire la missione, cavolo. Vai, retrogrado, controlla da qua. Arma. Che altro? Attiviamo il paracadute. Nova 90, dai, 90. Proviamo a 90, facciamo su test. Vorrei un aerobrake. Possibilmente.
Sganciamo. Andiamo a mettere un limitatore di spinta. Perché non mi becca il segnale, scusa? Che lo beccava prima. Ma c'è un'antenna spenta? No, l'elettricità. Vabbè, questa la... Mi sono dimenticato l'elettricità. Facciamo così e tanti saluti. Attiva antenna. No, l'ho fatto prima e me lo sono dimenticato a sto giro. Ok, per ora un 2 è più che sufficiente. Stadi finiti, paracadute è armato. Ora si tratta solo di andare giù. Non gli ho messo retrogrado perché sono deficiente. Impostazioni. Mi dimentico sempre qualcosa. Mi dimentico sempre qualcosa, non è possibile. Quando fai le cose mille volte, succede. Dimenticato di impostare, di cliccare qua retrogrado. Bello che gli ho anche modificato questo apposta. Scusate, ma se io tolgo questa opzione non dovrebbe farmelo inserire lo stesso? Perché non va? Non ne ho idea del perché non vada. D'altronde, errore mio. E quello sta esplodendo. Noi dovremmo reggere un pochettino di più con lo scudo termico, ma non siamo in bolla, siamo tutti girati storti. Mi dimentico le cose. Allora, abbiamo messo 90. Per ora sembra buono. Però stiamo risalendo di nuovo, eh. Quindi non abbiamo rallentato abbastanza. Dobbiamo scendere più in basso. Proviamo con un 70 e cerchiamo di non dimenticarci le cose, magari. Allora, proviamo con un 70, vediamo come va. Devo ricordarmi tutto. RCS, cambio di rotta, tutto.
Allora, controlla da qui. Paracadute. RSCR. Carica elettrica lo facciamo tra poco. Periasse. Novanta. In realtà potremmo provare anche con 80, eh. Però andiamo direttamente a 70. Se voglio un aereo Crapture devo rischiarmela di più. Se no con i motori devo stare sopra i 100. Ma diventa lunga, molto lunga. Troppo lunga. Ok. Andiamo a sganciare. Qua reimpostiamo retrogrado. Limitatore. Ma io non capisco perché quando sgancio. Perché ho lasciato l'elettricità, non ho attivato l'elettricità, sono un pirla. Impostazioni. Me lo sono anche detto, me lo sono ricordato, sono stanco. Attiva. Talmente stanco che non riesco neanche a cambiare le impostazioni. Attiva. Impostazioni. Rimetti l'antenna. Ok, allora, elettricità, retrogrado, thruster. Non funziona, perché non funzionano? Sempre andati. Ok, c'è un problema di avionica, davvero? Come avionica? Ma non è vero. A parte che dovrebbe. È sempre andato. Ora perché non va più? 158. Oh mio Dio! Prima andava. Io non so proprio cosa dire.
Andava, eh. È sempre andato. Ora non funziona più. Un proiettile è stato. Un proiettile. Forse ce la facciamo lo stesso. Tutto nelle mani dello scudo termico. E nella progettazione del bilanciamento. Che lo tiene abbastanza retrogrado. Si sta consumando tanto però, eh. Tanto tanto. Mizega. Cavolo, come scendo? 28, 26, 25. Siamo a metà. 70, 20 per cento, no, 20 per cento, 20 unità su 50. 15. Frena, ti prego. 10, non ce la fa, non ce la fa, non ce la può fare. Sta bruciando troppo. Non ce la fa, è finito. Settanta è troppo. Non voglio fare hero capture, ci stiamo una vita a farlo scendere, se no. Ci tocca aspettare tipo 10 orbite, una roba del genere. Proviamo con 80. Proviamo con 80. Facciamo una via di mezzo. Allora, aspettiamo, come di consueto, di arrivare un po' più avanti. Carica elettrica, metti paracadute e sgancia. E ora andiamo a riprovare il rientro.
Sento esplodere, ma non vedo nulla. Guardate come scende. È impossibile. Mi serve molto più scudo termico. No, dobbiamo per forza fare un aero break. Non possiamo fare un aero capture diretto, il che vuol dire che devo armarmi almeno io di un sacco di pazienza. Ecco, allora. Cerchiamo di capire quanto diminuisce. Allora, mi serve quota lineare. Sto facendo un attimo due calcoli, eh. Che sono su auto, anzi, vi mostro lo schemino. Se decidi di farmi vedere il desktop, eh. Pare di no, che non voglia. Ok, va bene, lo vediamo così. Allora, la quota che abbiamo raggiunto, che è 40.000, la andiamo a impostare qua. km. Quindi in realtà noi... Ah no, mi sballa tutto però. Facciamo così, scala questo da qua con riferimento da qua a qua. Ok, questa arancione era l'orbita che avevamo con la Poasse a 40.000. Ora voglio vedere con questo aerobrake a 100 quanto diminuisce questa distanza sostanzialmente. Torniamo su Kerbal. Aspettiamo. E non ho impostato il retrogrado. Mi dimentico sempre qualcosa. Eh no, ma tanto non me lo fa fare. È inutile che provo a barare. Vediamo quanto diminuisce. Non diminuirà niente. Che altro il periodo orbitale deve diminuire. Il problema è che mi esplode tutto, magari. Temo che non possiamo rientrare.
E se non possiamo rientrare è un problema. Come la recupero questa scienza? Dovevo mettere qua sotto una batteria e un altro scudo termico, in modo da fare due passaggi. Poi non mi serve Outkick per vedere sta cosa, lo posso vedere da Kerbal. Ah, non esplode. Quindi passaggi così li regge. E ipoteticamente possiamo farne quanti ne vogliamo, perché la batteria per ora va bene. Un pochino forse è sceso. Dobbiamo imparare a usare anche Trajectories a sto punto. Allora, aspettiamo di tornare sopra i 140. Se siamo illesi ci facciamo un passaggio in più. È l'unica cosa che possiamo fare. Trentotto e quattro. Non è che sia sceso così tanto, eh. Non è sceso per niente. Andiamo a verificare, ma. Allora, Principia. Metti un giorno di storico. Da qua, siamo scesi qua. Quante ce ne servono secondo voi? Una, due, tre, quattro, cinque. Ce ne serviranno una trentina? Il periodo orbitale è di 12 ore. Quindi più o meno 15 giorni. Qua si sta ancora. No, no, spegniti. Fai da qua. Sistemati quello che devi sistemare. Allora, io direi che possiamo chiudere. Io poi con tanta pazienza. In realtà vorrei ancora provare a fare. Cos'era 100 e qualcosa? Portarlo tipo a 95. Vedere se a 95 regge. Perché se reggesse sarebbe meglio. Io quello che adesso chiudo, la missione è quasi finita, per fortuna. E vado a telecamere spente a fare un po' di prove per la quota. Così da capire qual è il profilo migliore di discesa di questo affare. Dato che non può fermarsi, per fortuna che abbiamo messo più pannelli solari di quelli che servivano.
Andrò a fare tanti aerobreak, tanti tanti aerobreak, fino a che teoricamente non riesco a rientrare. Non è detto che ciò funzioni, perché l'aerobreak vuol dire che devo tenermi, ora non si vede perché siamo al buio, ma questo modulo, perché i pannelli solari sono qua. Perché avevo lasciato questo vuoto per l'avionica che non funziona lo stesso, però pazienza. Quindi se io abbandono qua per averlo sullo termico e non rientro, finisco l'elettricità secca. Per cui devo, nel momento in cui tolgo i pannelli solari, devo essere in grado di arrivare a terra. Non sono sicuro che sarò in grado di farlo. Perché potrei doverlo sganciare e non riuscire a rientrare. E quindi potrebbe succedere che un gran casino potrebbe succedere. È l'unica. L'unica speranza che abbiamo è quella. Se non dovesse funzionare, io caricherò e lo tengo in orbita. Lo andremo poi a recuperare in qualche modo. Ci affidiamo ai 40 punti scienza che servono dell'orbita bassa per fare quello che dobbiamo. È l'unica. Allora, colleghiamoci lì. Andiamo a. Il sole dovrebbe essere messo abbastanza bene. A spegnere la bionica. Vediamo il sole. Appena spuntiamo al sole, come siamo messi. Non ancora. Ora siamo al sole. Che è buggato. Ma direi che va bene. E niente, facciamo così. Torno solo un attimo al centro spaziale per vedere se con 40 punti dell'orbita bassa riusciamo a combinare qualcosa. E spero proprio di sì. Tutto sta, i pannelli solari resisteranno a tutti questi aerobrake? Sì che siamo talmente in alto che attrito ce n'è veramente pochissimo. Però è anche vero che sono pannelli solari. Non è che siano tutta questa resistenza, eh. Allora, 25, questo lo possiamo fare con l'orbita bassa. Diciannove. Sì, con l'orbita bassa possiamo fare questo. Se invece portiamo a terra anche l'orbita alta. Diciamoci che becchiamo 40 e quindi arriviamo a 57. Quindi potrei fare sia questo che uno da 30. Quindi questo. Ma non basta per andare su. Mi servono anche quei 50, perché così posso fare anche questo.
questo. In realtà forse con un po' di fortuna invece che questo posso fare questo. Perché con 50 sono 22, no. Anche perché serve questo per fare quello. Ta-ta-ta-ta, mi serve un sacco di scienza, dobbiamo fare altre sonde. Però con questo attivo. Questo in realtà non è che serva tanto. Però con questo, unito a questo che abbiamo già, possiamo fare una suborbita umana e prendere la scienza che magari ci permette di fare poi questa, che sono le prime capsule che possono andare in orbita. E la torre per i Kerbal. Fantastica. Potrebbe essere una bozza di piano. Ok, una cosa alla volta. Qua dobbiamo fare una cosa alla volta. Ci salutiamo. La prossima volta faremo rientro. Faccio dei test. Li facciamo anche direttamente insieme. Non è un problema. Però no. Faccio tutti gli aerobreak, semmai attivo la live quando manca uno o due passaggi massimo, quando siamo vicini a una cattura. Così almeno siamo a posto. Niente, grazie della visione e alla prossima.